A Rafah abbiamo già evacuato più di un milione di profughi, ma ieri, nonostante tutti i nostri sforzi di preservare i civili inermi, è avvenuto un tragico incidente. Ogni civile ferito per noi è una tragedia, per Hamas è una strategia. La differenza tra noi e loro è tutta qui. Sono sopravvissuto a tanti bombardamenti, ma ieri è stato diverso. Abbiamo sentito il rombo degli F-16, poi le bombe. Sembrava un terremoto. Siamo corsi qui e abbiamo visto quello che era successo. Corpi di uomini, donne e bambini fatti a brandelli. Vivo qui da 5 mesi. Non c'erano armi. L'intera famiglia di mio zio non c'è più. Tutti morti. Ci sono molte vittime. Molte altre non si trovano. Noi cerchiamo quel che resta dei loro corpi. Questi erano ragazzi, questa era la madre. Lui è un padre avvolto con le sue 2 bimbe. Hanno colpito una zona di Rafah che gli stessi israeliani assicuravano fosse sicura. Ma non c'è nessuna zona sicura, c'è solo un esercito bugiardo. Non c'è nessuno in questo mondo che possa giudicare Israele. Il tribunale dell'AIA è solo una corte fittizia. Questi bambini non avranno giustizia. Solo Israele è giudice e carnefice allo stesso tempo. Era mia sorella. Un amore di sorella, me l'hanno portata via. Ancora bombe! Deve essere vicino all'ospedale kuwaitiano di Rafah! Non c'entravamo nulla con questa guerra. Non so che dire, quel che è rimasto della nostra casa lo vedete anche voi. Sono tutti morti, mio marito, i miei figli. Vi assicuro che non c'entravano nulla, proprio nulla. Ma ora che non ci sono più, a che serve parlare ancora? Portato via papà, figlio mio. Papà non c'è più e la mamma non ce la fa più.